Canon, dobbiamo parlare. Ciao, sono Giuseppe di giuseppevpa.com e in questo video andiamo a vedere la Canon EOS RP, la nuova fotocamera annunciata da Canon lo scorso 14 febbraio. Innanzitutto andiamo a vedere le specifiche tecniche che i siti di Rumors hanno ben previsto, o meglio hanno ben riportato, qualcuno ha lasciato fluire. E andiamo dunque a vedere, si tratta di una fotocamera con sensore da 35 mm con ben 26.2 megapixel, un processore DIGIC 8 con attacco per obiettivi della serie RF. La gamma ISO va da 100 a 40.000, che possono essere espansi da 50 a 102.400. Un minimo tempo di esposizione di un 4 millesimo di secondo, con il minimo tempo di sincronizzazione con il flash a 1 su un 180 di secondo, fino a 5 scatti in raffica senza messa a fuoco continua, oppure fino a 4 scatti in raffica con la messa a fuoco continua. Ha uno schermo LCD orientabile sensibile al tocco da 3 pollici e inoltre ha la capacità di registrare filmati con compressione IPB molto bassa a 720p con 25, 30, 50 e 60 immagini al secondo, in Full HD, cioè 1080p a 25, 30, 50 e 60 immagini al secondo, e anche il 4K con 23,9 o 24 meglio, o anche 25 immagini al secondo. Ha la connettività Wi-Fi e Bluetooth e le interfacce con USB-C, che permette anche la ricarica della batteria, di cui parleremo tra un poco, l'attacco HDMI, attraverso cui si può registrare filmati con 8 bit non compressi in 422, e inoltre un ingresso per il microfono e un'uscita per le cuffie. Un solo inserto di schede di memoria per tipologia UHS-II, però, finalmente, e la stessa batteria della Canon EOS M50. Ebbene sì, una piccola fotocamera, la batteria di una piccola fotocamera andrà a fornire l'energia a una fotocamera con un sensore ben 2,5 volte maggiore. Quindi perché queste caratteristiche? Perché queste specifiche tecniche, di cui non c'è nulla di entusiasmante, neanche dal punto di vista fotografico? Cioè, ormai queste caratteristiche anche dal punto di vista fotografico sono abbastanza standard, non c'è una altissima sensibilità, né il numero di megapixel è così abnorme o è comunque nella media, anzi è lo stesso della 6D Mark II. E soprattutto perché le capacità di registrare filmati sono così ridimensionati. Quindi perché queste specifiche tecniche? Bene, per cercare di capire queste specifiche tecniche, sia dal punto di vista video totalmente ridimensionate e pressoché inutili da chi sa già registrare dei video, comunque già monta alcuni video, sia dal punto di vista fotografico, che non hanno granché di entusiasmante, occorre capire a quale mercato Canon si cerca di rivolgere con questa fotocamera. La batteria è un forte indizio, è una batteria piccola, quindi va a cercare di intercettare quegli appassionati o comunque quegli utilizzatori che hanno già una mirrorless APS-C e sono ammaliati dalla magia del full frame. Su questo punto vi vorrei inviare il video di Zach Arias, che fa un bellissimo punto, che ha un bellissimo punto di vista e che condivido pienamente. Cioè, i fotografi professionisti fino all'avvento del digitale scattavano tutti con il medio formato,
Il full frame, il cosiddetto full frame, il magnifico 35 mm, in realtà era soltanto per le masse o al più ai dei fotogiornalisti, cioè coloro che ovviamente non potevano avere con loro delle macchine fotografiche abnormi. Se vi ricordate, infatti, i fotografi professionisti che vi venivano a fotografare, che meglio sono andati a fotografare il vostro battesimo o anche il matrimonio dei vostri genitori, avevano il medio formato. Perché? Perché stampavano in grandi dimensioni e effettivamente con il medio formato, cioè un rettangolo di pellicola di lato di circa 7 cm, ovviamente la qualità in quel caso si nota. Ma fare delle speculazioni tra il full frame e l'APS-C, soprattutto al giorno d'oggi dove la tecnologia ha fatto veramente dei passi da gigante, e andare a guardare effettivamente, e se non peggio, il pelo nell'uovo o il proprio andare a cercare l'ago nel pagliaio, cioè è una missione veramente senza alcun senso, dato che per il 99% del risultato proveniente da una fotocamera non dipende dalla fotocamera, ma dipende da chi ci sta dietro la fotocamera, cioè dalla persona che la va a utilizzare, se si rende conto di come utilizzare le luci, come sviluppare una foto, anche comporre già la stessa foto o lo stesso filmato. Quindi, quale fotocamera utilizza, se il sensore è APS-C o micro 4 terzi o full frame, non ha granché di quel senso, soprattutto al giorno d'oggi, dove anche il software per lo sviluppo delle foto può fare perfino miracoli. Giusto qualche giorno fa Adobe ha rilasciato un importante aggiornamento sul loro software di sviluppo fotografico Lightroom, o meglio Adobe Camera Raw, che va a riprendere alcuni dati dei file RAW che aumentano la nitidezza delle foto scattate e vi fanno rendere conto che soprattutto il formato RAW è bene conservarlo sempre. Soprattutto quando si hanno delle foto molto importanti o che si vogliono mostrare, perché è lo sviluppo fotografico che fa la foto, non la fotocamera, quindi non il sensore a 35 mm. Un'altra protesta che sta montando soprattutto negli Stati Uniti è la mancanza della frequenza della registrazione di filmati a 24 o 23,9 qualche cosa immagini al secondo. Noi europei per fortuna abbiamo il sistema PAL che si basa sul 25 immagini al secondo, ne parlo meglio in quest'altro video che potete trovare in alto alla vostra destra. Però negli Stati Uniti manca il 24 frame per second, cioè 24 immagini al secondo, che sono la frequenza utilizzata per il cinema, quindi da quel look cinematografico molto desiderato anche dagli youtuber. Il 30 immagini al secondo è un formato più televisivo, più real life, e non dà proprio lo stesso tipo di emozione quando si va a guardare il video. Certo, alcuni di voi magari sono abituati a 60 immagini al secondo, però anche sfruttare 60 immagini al secondo da qualsiasi punto di vista è molto più oneroso rispetto a un semplice 24 immagini al secondo. Per poi non parlare appunto del 4K, che alcuni dati riportano un 1,5 crop, altri anzi lo stesso crop che si ha nella Canon EOS 5D Mark IV o nella Canon EOS R. Insomma, questa fotocamera è veramente un modo, secondo me e secondo anche altri youtuber, un modo per Canon di capitalizzare un po' di più sulle vendite delle fotocamere, cioè su quelle persone che effettivamente non sanno nulla di fotografia e non sono nemmeno capaci di cercare su internet come si fanno delle foto, e sono soltanto ammaliati dalla retorica del full frame. E dunque ecco la fotocamera a bassissimo costo, perché il costo sarà intorno ai 1.300-1.500 euro, che vi dà appunto il sensore da 35 mm, però
gli obiettivi, ahimè, andranno a costare ben di più, se non anzi il doppio di quella cifra, che sicuramente quella fascia di mercato non andrà mai ad acquistare, anzi si fermerà semmai ad adattare dei vecchi obiettivi che aveva e farà quelle foto saltuarie a qualche cosa, ma nulla di più. Quindi, se vi volete bene e siete un po' più seri rispetto alla fotografia e anche al mondo dei video, non comprate questa fotocamera. Piuttosto aspettate e sfruttate ancora quello che avete. Per maggiori informazioni vi invito a cliccare sul link in alto alla vostra destra, dove potete trovare maggiori specifiche tecniche, oppure sul primo link nella descrizione qui sotto al video. Spero di essere stato chiaro, ma se avete delle opinioni diverse o concordate su di me, lasciatemelo pure sui commenti qui sotto al video, che avrò magari il piacere di leggere. Se invece lo avete trovato interessante, vi invito a condividerlo, magari interesserà anche altri. E se non volete perdere gli altri video, iscrivetevi al mio canale. Ciao!